Quest'anno l'Abruzzo al Vinitaly più protagonista che mai? Assolutamente sì, parteciperemo alla 49esima edizione del Vinitaly, la più grande manifestazione internazionale sul vino. 80 aziende agricole e regionali parteciperanno insieme all'Abruzzo, insieme al Movimento del Turismo del Vino, all'Associazione Italiana Sommelier, ai consorsi regionali. Tutto il mondo del vino sarà protagonista all'interno di quella manifestazione. Lo scopo è quello di far conoscere il Montepulciano, che non ha bisogno di essere conosciuto, ma non solo, no? Anche le altre produzioni, il bianco, il cerasuolo. Noi dobbiamo promuovere il nostro vino in maniera forte e determinata sui mercati nazionali, ma soprattutto su quelli internazionali. Tanto spazio c'è nel mondo per il nostro vino, che è di ottima qualità. Nel 2014 abbiamo avuto un più 10% per quanto riguarda l'export. Dobbiamo continuare questo processo assolutamente virtuoso e positivo per migliorare le condizioni generali dell'agricoltura regionale. Dopo tutti questi anni il vino abruzzese ha ancora bisogno di essere conosciuto? Dobbiamo sostenerlo a livello internazionale per quanto riguarda la comunicazione e comunicare non solo il Montepulciano d'Abruzzo, ma soprattutto la qualità dei nostri territori, il valore aggiunto della nostra regione. Consorzio Colline Teramane partecipa per l'ennesima volta a questa rassegna del vino al Vinitaly, forse la più famosa del mondo. Però cosa cambia? Cosa cambia di anno in anno? Quali sono i presupposti? Sono ormai più di 10 anni che partecipiamo come consorzio, ovvero come gruppo di produttori, tutti rappresentanti questo piccolo fazzoletto d'Abruzzo che è le Colline Teramane, una zona di eccellenza, e ogni anno ci accorgiamo di aver fatto un passetto in più. Lo scorso anno vi siete presentati all'interno del padiglione con uno stand tutto vostro, allestito anche molto bene. Quest'anno ripeterete l'esperienza? Ma sì, perché ormai l'idea è questa: su una piccola regione unita negli intenti comuni, ma che si fa forte, ha una ricchezza nelle sue diversità. Le Colline Teramane è stata la prima di OCG, forse sarà la prima di altre, e quindi noi quest'anno ancora con maggiore entusiasmo saremo presenti con un'area che è la più grande del padiglione Abruzzo, 350 metri quadri, con la quasi totalità dei produttori teramani. Sono 20 produttori che espongono, più altri che portano le loro etichette nell'enoteca nostra delle Colline Teramane, quindi per un totale di circa 30-40 produttori, tutti lì presenti con le loro bottiglie con la fascetta rosa.